Allora iniziamo, buonasera a tutti, cercherò di essere veloce e cercheremo di essere veloci perché questa sera alle 19.30 abbiamo il consiglio anche. Quindi do un benvenuto a tutti i cittadini, ringrazio l'associazione Io Decido, ci hanno posto delle domande a noi della municipalità e quindi dopo un lungo confronto con i nostri tecnici della municipalità siamo riusciti adesso a dare parecchie risposte. Ringrazio innanzitutto Gilberto Bright, ringrazio Tiziana Plebani e Marco Zanetti, so che all'inizio c'era anche il signor Ianello che adesso si è posto, a parte di là si vede che deve fare alcune domande. Di averci posto queste domande assieme a voi della municipalità, a voi cittadini, quindi noi adesso daremo parecchie risposte, darò la parola al vicepresidente delegato alla mobilità Andrea Bodi, ringrazio soprattutto la dottoressa Grandese della mobilità per essere venuta qui questa sera ad aiutarci e ringrazio gli uffici tecnici qui rappresentato direttamente dal nostro dirigente Andrea Bellotto. Quindi do la parola direttamente al responsabile, la signora Plebani. No, vai, giusto? Sì. Buonasera. Grazie, sono in questo momento sono a portavoce solamente. Allora intanto saluto anch'io tutti voi e tutte voi per essere intervenuti e ringrazio certamente la municipalità che ha voluto davvero fare uno sforzo per rispondere alle richieste dei cittadini sollecitate da noi. Allora per ricordarvi perché siamo qua, appunto noi siamo questo gruppo che si chiama Io Decido, questo coordinamento che è nato per favorire la democrazia partecipativa, cioè cosa vuol dire? Per ridare voce ai cittadini e recuperare un ruolo attivo nei confronti della pubblica amministrazione. Ma che cos'è questo termine democrazia partecipativa? È un processo che prevede appunto il coinvolgimento diretto. A differenza della democrazia rappresentativa che va attraverso le elezioni, ecco, nelle questioni che riguardano le persone. Ora, questioni vuol dire le questioni importanti, non le questioni marginali, sono quelle che soprattutto incidono sulla qualità della nostra vita, della vita dei cittadini. E il metodo della democrazia partecipativa cerca appunto di riunire i decisori, cioè coloro che sono stati eletti dai cittadini attraverso appunto la democrazia rappresentativa, ma anche le organizzazioni della società, le associazioni, ma anche i cittadini singoli, quelli che non fanno parte di associazioni, per discutere su temi appunto di forte rilevanza e appunto sotto la pressione di alcuni cittadini il nostro coordinamento ha deciso di richiedere l'avvio di un processo partecipativo alla municipalità e la municipalità ha accolto, ha aderito e se vi ricordate, se qualcuno di voi era presente il 21 settembre, moltissimi cittadini, erano quasi 100, sono intervenuti proprio per l'interesse del tema. Abbiamo avuto 60, in quell'occasione 60 interventi, avevamo fatto un metodo di regolare gli interventi un minuto a testa per permettere più interventi e poi oltre 100 suggerimenti, proposte, critiche attraverso i post-it, poi li vedete tutti qui, che noi abbiamo raccolto. Il coordinamento ha registrato ogni richiesta, sollecitazione, criticità emersa dai cittadini e ha consegnato alla municipalità un documento di elaborazione delle richieste, ovviamente accorpate per temi, per problematiche. Ecco, questo è un esempio, ma li vedete là, appesi. Questo è un esempio, questo è il documento che abbiamo consegnato, muoversi in bicicletta, vedete, proposte, valutazioni, risposte lasciate in bianco per lo spazio della municipalità. Ora, ecco, siamo arrivati quindi a questo secondo incontro. Se il primo incontro si chiamava la municipalità ascolta i cittadini, questo invece si chiama la municipalità risponde ai cittadini. E quindi proprio, sono proprio le risposte e bisogna ringraziare perché
Ci hanno messo due mesi, speravamo di farlo un po' prima, ma le risposte mostrano anche un grande impegno della municipalità. Lo staff dei tecnici con il presidente e il vicepresidente hanno davvero lavorato. Ora le risposte saranno discusse in questa sede, qui oggi, a seconda degli accorpamenti, cioè non è che man mano a blocchetti vi diremo adesso interveniamo su questo tema, ci saranno dei facilitatori, noi di Io Decido daremo la parola a voi cittadini. È chiaro che cercate di essere stringati in modo da permettere, cioè, perché bisogna utilizzare bene questo tempo, da permettere che molti abbiano la parola, e cerchiamo anche di non ripetere le osservazioni che hanno fatto gli altri, di essere incisivi. È molto importante che i cittadini facciano le loro osservazioni, evidenzino punti critici, conflitti. Noi terremo conto di tutto, la municipalità soprattutto terrà conto. Ecco, invitiamo anche chi può intervenire, tutti. Invitiamo però i politici che sono qui presenti, magari la minoranza, altri consiglieri. Loro hanno possibilità di intervenire nelle sedi politiche. Non portate via il tempo ai cittadini. Questo è tempo prezioso per chi non ha parola in altre sedi. Invece altre sedi sono adatte per i rappresentanti eletti. Ecco. È chiaro che le risposte della municipalità, quelle che sono state fatte, rappresentano un impegno politico con la cittadinanza, ed è anche un impegno politico il fatto di aver, dimostra un impegno politico il fatto di aver aderito e promosso questa iniziativa, questo bisogna riconoscerlo. Fase conclusiva di questa prima parte, perché è solo una prima parte del processo partecipativo. Ecco, qui il coordinamento propone alcune cose. Che cosa? Che ci sia un verbale dell'incontro che stileremo noi. In questo verbale divenga un documento pubblico, cioè che è l'espressione del patto con la cittadinanza. Questo documento pubblico dovrebbe essere disponibile a tutti i cittadini, cioè ogni cittadino può venire in municipalità e conoscerlo, perché ci sono anche i non presenti ovviamente, constatando questi impegni che la municipalità si è assunto, anche la tempistica, vedrete che nelle risposte si dice faremo questo intervento in questo luogo, bene, i cittadini hanno ragione ed è giusto che controllino l'esecuzione, la tempistica. E noi auspichiamo e chiediamo che ci sia un quaderno delle osservazioni presso la municipalità, un quaderno delle osservazioni in cui i cittadini possono fare le loro osservazioni, perché quelli che non sono qua possono anche farlo più tardi e seguire passo a passo l'evolversi della situazione. Ecco, chiediamo invece ai cittadini, non bisogna chiedere solo alla municipalità, ma chiediamo anche a voi, che qualcuno di voi si faccia un po' carico, decida di prendersi, di avere una disponibilità per seguire questo percorso. Non può essere Io Decido, ma i cittadini del Lido, alcuni magari saranno disponibili a essere presenti, eccetera. Ecco, per finire, questo è un primo esperimento ed è molto importante che si fa di democrazia partecipativa, quindi è molto importante anche che la municipalità del Lido abbia accolto con questo favore questo primo passo, ed è un primo passo perché importante sarebbe ad arrivare ad un nuovo rapporto tra cittadinanza e pubblica amministrazione, e questa è la strada maestra di questo rapporto, è la strada maestra della democrazia partecipativa sperimentata in tanti luoghi in Italia e all'estero, è il bilancio partecipativo. Cosa vuol dire? Quando si mette in pratica questo bilancio, quando si discutono con i cittadini le scelte di ripartizione delle risorse finanziarie, cioè vuol dire quando si decide insieme, allora abbiamo tot soldi adesso, soprattutto adesso che sono pochissime le risorse, è importante decidere tutti insieme, bene, dobbiamo scegliere perché non possiamo spendere su tutto quello che sarebbe bello fare, allora quali sono le priorità? Le priorità sono le piste ciclabili, sono queste, decidere insieme ai cittadini le risorse
e la loro utilizzazione. Questo è quello che succede in tante parti del mondo, che crea davvero un circolo virtuoso, un rapporto, uno scambio molto proficuo, vivacizza la cittadinanza, la rende più attiva e consapevole, perché è giusto sapere anche che ci sono dei budget, che ci sono dei limiti di spese, non si può chiedere tutto quanto, e nello stesso tempo ravviva la pubblica amministrazione. Ecco, tante le esperienze, questi sono solo alcuni delle locandine di processi partecipativi di bilanci che succedono in Italia. Ecco, adesso apriamo i lavori con le risposte della municipalità introdotte da Io Decido, divise per tematiche. Ci sarà questo spazio della discussione. Ricordiamoci di focalizzare, noi focalizzeremo i punti di convergenza, la necessità di ampliare la discussione di nodi conflittuali. Ecco, una cosa importante: se non ci sarà tempo per discutere su tutto, ecco, è necessario prendere subito insieme la scelta di una prossima data non molto lontana per continuare questa discussione. E ora buona partecipazione a tutte e a tutti. Grazie. Allora mi associo anch'io ai ringraziamenti che sono stati fatti ai cittadini che hanno partecipato, alla municipalità attraverso il suo presidente e vicepresidente e ai tecnici della municipalità, nonché alla partecipazione anche dell'amministrazione comunale attraverso un tecnico qualificato come l'ingegner Grandese. Allora io volevo dirvi soltanto due cose, impiegherò 3 minuti in sostanza. E come diceva prima la Plebani, abbiamo avuto una partecipazione piuttosto consistente la prima volta, che si sintetizza in questo modo. Sono stati 170 le proposte tra criticità e proposte vere e proprie che voi avete espresso verso alcune tematiche fondamentali che conoscete, come per esempio muoversi in bicicletta, l'interscambio, la sosta, il governo degli interventi e l'educazione stradale. Su queste tematiche voi avete detto cosa pensate, avete detto quali sono gli aspetti critici e avete proposto delle soluzioni. È chiaro che la municipalità oggi risponderà su queste proposte e su queste criticità che voi avete evidenziato. Spero, e credo lo sappiate, che sicuramente una municipalità seria dirà le cose che può fare subito in modo concreto, dalle cose che invece è costretta a definire ulteriormente, a studiare e quindi a proporre successivamente. Noi abbiamo fatto un'elaborazione di tutte queste proposte e criticità che avete indicato voi in questo modo. Abbiamo cercato di trovare delle caratteristiche peculiari di queste proposte. Vi faccio un esempio: muoversi in bicicletta. In questa tematica tutte le criticità e proposte che voi avete evidenziato si raggruppano fondamentalmente, almeno la stragrande maggioranza, su due caratteristiche fondamentali. Primo, il tema della sicurezza del muoversi in bicicletta, e secondo, che muoversi in bicicletta migliora la qualità della vita. Ecco, queste proposte e queste criticità sono oltre il 60%, insomma, delle indicazioni che avete fornito. Questa caratterizzazione, cioè questa suddivisione di tutte le proposte e criticità che avete formulato, è stata fatta per tutte le tematiche. Vi faccio un altro esempio che è abbastanza significativo sul servizio pubblico, che è naturalmente un aspetto della qualità della vita. Voi avete posto l'accento sulla criticità relativa all'intensità del servizio e una criticità relativa alla qualità del servizio. Entrambe arrivano quasi al 90%, quindi su questi due aspetti avete posto e focalizzato la vostra attenzione. Ecco, sulla base di questo noi abbiamo passato tutta la documentazione alla municipalità dicendo ed evidenziando questi aspetti caratteristici delle criticità e delle proposte che avete individuato. Faccio un esempio per capirci meglio: quando parliamo di sicurezza, una municipalità non può non intervenire se esistono dei problemi da voi sentiti ed evidenziati
legati alla sicurezza. Questo sulla qualità della vita, poi sulle capacità di un servizio pubblico di rispondere alle attese, naturalmente anche su questo interverrà, ne sono convinto. Oggi invece ha preparato delle risposte, diciamo su tutto il ventaglio delle tematiche, le presenterà a voi, ne discuteremo, perché c'è la necessità di trovare un consenso e una condivisione sulle risposte che la municipalità darà ai cittadini, perché l'essenza della partecipazione democratica è questo, arrivare a una condivisione sulle cose da fare. Certo, non tutti saranno accontentati, mi pare evidente, però l'obiettivo è quello di arrivare per approssimazioni successive a realizzare gli obiettivi che voi con queste proposte e criticità avete individuato. Ho chiuso. Buonasera, io sono la facilitatrice del primo accorpamento, che è quello che passa sotto il nome Muoversi in bicicletta. Volevo dire una cosa per darsi un po' l'ordine per come rispondere. Lei fa le domande e noi rispondiamo direttamente. E poi ci sarà. Le domande sono già. Io soltanto facilito, aiuto in un secondo tempo, dopo che la municipalità avrà dato le risposte, a chiedere ai cittadini presenti se sono d'accordo. Alla fine di tutta questa lista, che riguarda però soltanto muoversi in bicicletta, ci sarà la possibilità. Ecco. Sì, esatto, proprio così. Sì. Sì. Dunque, le richieste, le proposte, le criticità che voi avete evidenziato il 21 settembre hanno rilevato uno specifico argomento di muoversi in bicicletta, una grande rilevanza. Ecco, come dire che Lido ha un gran bisogno di muoversi in bicicletta e di muoversi in bicicletta in sicurezza. Questo è quello che conta. Ecco, secondo un certo criterio, vedete lì sullo schermo, sono state accorpate in un determinato modo. Ci sono delle proposte per quanto riguarda questo tema, ma dico per fare un esempio, è come, non so, utilizzare i marciapiedi molto grandi per piste ciclabili, oppure ci sono dei percorsi che vengono suggeriti secondo il buon senso anche dei cittadini, tipo i murazzi, tipo la strada vicinale o altro. Ci sono i riassetti, cioè si propone con una certa insistenza di eliminare i percorsi posti tra sosta d'auto e carreggiata perché sono considerati molto pericolosi. Ecco, la municipalità darà queste risposte, dopodiché sarete soddisfatti, speriamo in molti, vorrete ulteriori spiegazioni ma soprattutto rassicurazioni, penso, per quanto riguarda la tempistica, oppure ci saranno focalizzati dei nodi conflittuali, in tal caso ci sarà un dibattito comunque speriamo propositivo. Passo la parola alla municipalità. Vicepresidente. Sì, buonasera a tutti. Vorrei andare al dunque, perché sennò i ringraziamenti penso siano finiti. La prima scheda riguardava il muoversi in bicicletta. Le criticità rilevate riguardavano l'utilizzo dei marciapiedi molto larghi esistenti, ma sono tutte indicazioni che in fase progettuale i tecnici terranno assolutamente presenti. Insomma, l'individuazione di dove costruire un percorso ciclabile spetta esclusivamente ai tecnici, a mio avviso. C'è lo strumento già adottato, che è un piano, biciplano adottato dalla giunta comunale, e quelle sono le linee, è stato presentato qui in municipalità, quindi dove si dovrà e si potrà entrare sul marciapiede, il tecnico dirà di entrare nel marciapiede, dove necessariamente si dovrà stare nella sede stradale e dove magari in alcuni tratti non si potrà fare nessun intervento riguardo alle piste ciclabili, come primo tratto dal piazzale al ponte delle Quattro Fontane e oltre, insomma lì evidentemente bisognerà trovare delle alternative, perché lì non c'è la possibilità di farlo. L'unica pista e come indicazione che abbiamo messo per completare, l'unica pista a due sensi di marcia fuori dalla carreggiata, c'è un progetto, ci vedrà l'inizio, perché in questi tempi il biciplan è uno strumento molto bello a livello di piano, ma anche ovviamente molto costoso,
ci procederà ovviamente a stralci, come sempre più di frequente accadrà, e c'è un primo intervento di ASM, un progetto preliminare che è in fase di redazione e presentazione, sta aspettando i pareri tecnici, che prevede un intervento per circa 430.000 euro per la realizzazione di un tratto al Lido e di un tratto di percorso a Pellestrina. In sostanza si cercherà di fare il tratto più lungo possibile, che abbia un capo, una coda. Si partirà indicativamente dalla chiesa di Sant'Ignazio e si cerca di arrivare il più lontano possibile, sostanzialmente, nel rispetto delle normative, trovando con le linee guida del biciclano, ma trovando il giusto compromesso tra sicurezza, rispetto delle normative e economicità, ovviamente. Quindi questa è l'indicazione che abbiamo messo. Sì, ovviamente ad ogni criticità, ad ogni problematica, abbiamo messo una sintesi di quelle che possono essere. Tutto ovviamente deve essere sviluppato. L'altro problema, la pista con circolazione contromano rispetto al traffico veicolare adiacente, è un'altra problematica che insomma riguarda il biciplan e ha avuto già il vaglio dei tecnici, quindi dove si dovrà fare il doppio senso, si farà il doppio senso, dove si fa invece si è scelto una soluzione diversa, sarà quella insomma. L'assicurare la manutenzione segnaletica, ci sono dei contratti in essere, sono in appalto le segnaletiche del Lido e un qualcosa anche per la segnaletica di Lido di Pellestrina. E quindi adesso qualcosa si è già visto, il piazzale, la segnaletica è stata rifatta anche per dare un minimo di ordine a quello che sembrava disordine totale. Cioè, c'era un ordine, ma avere la segnaletica ovviamente rende tutto più chiaro a tutti, cioè, l'autobus sapeva dove fermarsi anche senza ovviamente la segnaletica, ma avere una segnaletica, la delimitazione, rende tutto ovviamente più chiaro. Si lavorerà quindi nel ripristinare la segnaletica, con i passaggi pedonali li avete visti e dopo parleremo anche dei passaggi pedonali. Creare le piste di vicinato. Sì, l'idea è quella di favorire dei percorsi alternativi, diciamo, le piste di vicinato, delle strade che rendano più sicuro il muoversi in bicicletta, probabilmente più in maniera più lenta, cosa che a molti magari dà fastidio, ma si deve anche scegliere, ovviamente, e questo muoversi in percorsi alternativi può darci la possibilità di vedere il percorso delle Ville Liberty, può darci la possibilità di muoversi verso determinate attività commerciali che probabilmente sono più fuori rispetto alle direttrici principali, e quindi dare più respiro e più visibilità a tutto il territorio e dare ovviamente anche più sicurezza per la circolazione in bicicletta. Il punto B, questi erano i primi 5, il punto, passiamo alla lei ha dato delle risposte ai primi quesiti del primo punto. Abbiamo diviso le proposte fra B e C. Andiamo avanti. Possiamo? Vado? No? Forse è bello se dividiamo ci sono delle criticità che sono identiche, delle risposte che vanno un po' sovrapporse ovviamente, e quindi non so se possiamo finire, io propongo, finiamo muoversi in bicicletta, anche perché qua riguarda i nuovi percorsi, ripristinare la strada vicinale sottomurato, penso sia una prosecuzione
Sì. Va bene, come volete voi. Facciamo per ora, teniamo presente che la municipalità ha detto che le indicazioni, cioè utilizzare i marciapiedi, la pista a due sensi, circolazione contromano, manutenzione della segnaletica, creare piste di vicinato, mi pare indicazioni tutte che saranno tenute in considerazione, sì, a seconda ovviamente. Certo, cioè noi certo. Penso sia noto a tutti che c'è una divisione tra lo scegliere le priorità, come si diceva prima, no? Cioè individuare le criticità e in questi momenti individuare anche le priorità di intervento. Sulle modalità di intervento, noi come municipalità, come parte politica, non diremo mai ai tecnici come disegnare una pista ciclabile, no? C'è una fase realizzativa che riguarda esclusivamente i tecnici, quindi io come per esempio con ASM, io ho solo chiesto di avere un percorso che abbia un capo e una coda più chiara e lunga possibile. Su come, se mi fanno un chilometro e mezzo, un chilometro e un chilometro e cinque, questo non lo so io, lo sanno loro. L'importante è che i tecnici si diano queste indicazioni dei cittadini, cioè dovrebbero coniugare le indicazioni politiche, diciamo, con le norme tecniche che loro conoscono. Se ci sono già le volontà di intervenire, io volevo, adesso prendo un momento nota, io volevo appunto dire sì, sicuramente spetta i tecnici, ovviamente dopo aver ascoltato sicuramente nella cittadinanza, il fatto tecnico viene dopo a quello che può essere l'assunto delle cittadinanza. Se posso nello specifico, però sono tre esempi di piste ciclabili fatte in maniera diversa, per cui vanno bene entrambe o non va bene nessuna a seconda di qual è il contesto, cioè dove c'è il marciapiede largo e la strada è stretta, probabilmente si andrà su un marciapiede. Cioè, sono criteri abbastanza generali. Quella invece magari del senso unico, probabilmente l'indicazione è diversa, cioè dire dove io ho delle strade a senso unico, facciamo almeno la pista ciclabile contromano in modo tale da avere una bici che va da una parte e garantire la circolazione dei cittadini, però sono tutte scelte che poi vanno dettagliate. Inerente a questo, sì, certo, velocissime sulle piste ciclabili. Per quanto riguarda questa tematica, mi piace finalmente sentire che anche al Lido di Venezia si parla finalmente di piste ciclabili. Come e finalmente si parla di realizzarle a distanza di tempo. Detto questa piccola cosa, io vorrei sapere se i tecnici che devono disegnare e poi progettare le piste ciclabili sono gli stessi che hanno ad esempio realizzato il percorso ciclabile Ibrahima Pellestrina. Perché se sono queste persone, forse è il caso di farsi qualche domanda, ad esempio come un percorso ciclabile del genere possa esistere dove non c'è nessuna condizione di sicurezza e dove manca persino la segnaletica verticale ed orizzontale, i passi carrabili, la segnaletica sui cancelli privati, ad esempio del cantiere dei poli, eccetera. Quindi a me sta bene tutto, però da questo punto di vista forse è il caso di farci qualche domanda. Siamo proprio andati una settimana fa a controllare la situazione, abbiamo visto come ci sia differenza tra le stesse piste ciclabili del Biciclan di Venezia, ad esempio tra Pellestrina e Viale San Marco, condizioni di sicurezza diverse da un punto all'altro. Ecco, tutto quello che avete detto è giusto, è corretto, però se i tecnici sono gli stessi io mi porrei qualche domanda. Grazie. Sì, sono il signor De Marco. Grazie. Gianni Anello. Intervengo volta per volta brevemente perché non posso lasciare passare delle cose non condivisibili. Pista di vicinato. Signor Vicepresidente, lei sa che piste di vicinato si intende percorsi sicuri, veloci, per lasciare ferma la macchina e con velocità fare i percorsi
più brevi possibili per recarsi in posti che sono di massimo interesse, casa, scuole, spiaggia. Se nei percorsi di vigilato lei immagina che si possa andare a fare il giro delle ville Liberty, non ci siamo, non sono quelli che la normativa prevede sulla ciclabilità, proprio normativa europea, normativa adottata da paesi più evoluti. Allora, prima domanda è il concetto di pista di giro. Seconda domanda, è possibile che su il percorso di Chiesa di Sant'Ignazio, il primo progetto o stralcio di biciclan, non si sappia se dove arriva? Sono stanziati di soldi e non si sa, parte dalla Chiesa di Sant'Ignazio e non si sa dove arriva. L'ha detto lei, arriverà dove arriverà. Cioè c'è un progetto che dice copro 3 km, 2 km in via sperimentale. O no? Quanti soldi sono stati? 250.000 euro destinati a fare un tratto che va da A. No, non si sente niente. Ok. Per il momento solo. Se forse non mi ero spiegato. Vado? Senti, sempre piste ciclabili. Sono dopo i murazzi. Il fatto, forse non mi sono spiegato, non sapere dove si arriva è dovuto semplicemente alla commisurazione dell'intervento rispetto alla disponibilità. Questo vuol dire, non vuol dire che non si sa dove si arriva, caro signor Vianello, ma la direttrice è quella verso Malamocco. Quindi si è... Posso finire? Si va verso Malamocco e si indica come punto d'arrivo via Parri. Bene. Se i tecnici stanno preparando la... ho detto progettazione preliminare, che come lei sa il primo punto, no? La progettazione preliminare viene dopo lo studio di fattibilità, viene la progettazione preliminare. Quando avremo la progettazione preliminare sapremo dove arriviamo, quindi l'idea è quella di farvi coprire il tratto via, sostanzialmente Chiesa di Sant'Ignazio dopo il ponte fino a via Parri. Ripeto, se i tecnici diranno che fino a via Parri con 250.000 euro non ci arrivano, ci si fermerà 100-200 metri prima. Quello che si potrà fare, si farà. Questa è una stima di la progettazione senza pensare all'esecuzione. Questa è la storia. Scusa, signore. Una pista ciclabile che inizia a Sant'Ignazio per finire in via Parri, cosa serve? Cosa serve? Perché le case non ci sono, il posto non ci sono, però c'è anche un altro discorso, che se noi prendiamo la parallela di via della parrocchia di Sant'Ignazio, andando avanti troviamo tante, dalla laguna che va in via Malamocco, tante strade, perché ci sono officine, ci sono i campi da calcio, eccetera. Quindi adesso c'è una pista segnata per terra, però ogni tanto sì, bisogna fermarsi. E che pista ciclabile sicura è quella? Perché o uno la fa dalla parte della laguna, allora mi dica, si può fare sì, dalla sì, parte signora, della però la pista avanti. Ciclabile non interviene su Marte, interviene su zone abitate e dappertutto il mondo le piste ciclabili hanno intersezioni, hanno incroci, hanno cancelli di accesso, prevedono anche, no, ci sono anche i parcheggi delle macchine, bisogna prevedere anche quelli, vanno dentro e fuori, ci sono le fermate degli autobus. Ma in quel pezzo là? Beh, se lei mi dice che fra le case rosse, le case gialle di fronte e tutto quel tratto di strada non c'è, non abita nessuno, mi sembra un'affermazione un po' fuori luogo, perché no. Signora,
cioè abbiamo molta gente che abita in quella zona, ma se è per dare un servizio, bisogna anche individuare un inizio, se si potesse farlo, iniziare domani da San Nicolò, finire il biciplan a Porto Secco o più avanti ancora, non saremo neanche qua a discutere, avremo tutto il biciplan realizzato. Allora, in quel pezzo là è anche abbastanza pericoloso, perché tra camion, bus, eccetera, non è che sia tanto. L'hanno fatta proprio sul marciapiede, perché è ancora disegnata sul marciapiede, però bisogna entrare e uscire, va bene, però è già disegnata sul marciapiede. Infatti quella non verrà ignorata, no? Visto che c'è, entrerà sostanzialmente, si proseguirà sul tratto che c'è già. Allora, quella c'è, allora si fa da dove finisce quella fino a Malamocco, almeno, perché se quella c'è già... La nostra idea sarebbe di trovare finanziamenti per arrivare fino al Ponte della Morte, e proprio la settimana scorsa ci siamo trovati con l'assessore Bergamo per chiedere un ulteriore sforzo e per arrivare fino a Malamocco. Speriamo che ci sia la possibilità di coprire... Sarebbe da farla più verso, farla sull'interno, perché potrebbe essere anche una strada per andare per bambini, genitori, eccetera, come c'è, dalla parte del mare, sotto la diga. Un pezzettino là, sotto la diga. E sotto la diga, è successivo, no? Proseguiamo. Sotto la diga, come noi sappiamo, in Italia c'è questo intreccio di competenze. I Murazzi, è semplice, già i Murazzi hanno le loro, no, differenti competenze. Il patrimonio, l'ambiente, bisogna individuare un livello di concertazione che arrivi ad individuare in base all'ente competente che ha la disponibilità dell'area, vedere di arrivare a, senz'altro c'è, è auspicabile un percorso nella strada vicinale, ma sappiamo com'è, non è così facile, bisogna chiarire le competenze. La pista ciclabile sulla riviera lagunare. La municipalità. Andiamo avanti con il secondo. Andiamo avanti? Blocco, però qui non finiamo più. La municipalità si tende a presentare alla cittadinanza il progetto quando sarà una fase più avanzata di questa. Sicuramente, scusa, sì, non ho. Volevo. Non l'ho. C'era scritto addirittura, no? Vabbè. Ah, c'è il punto dopo, difatti per quello bisognava un po' andare avanti, secondo me. Va bene, c'è. Forse come sono stato il punto successivo. Io mi collego a questo. Allora, vediamo i punti successivi, perché forse questa frammentazione qui in questo momento c'è l'ostacolo. Andiamo avanti, Daniela. Vediamo il punto di nuovi perché questa è. Mentre il primo era criteri, i criteri per l'approccio alle piste ciclabili, marciapiede, nel secondo invece cominciamo nuovi percorsi. Allora andiamo a vederli questi nuovi percorsi. Qualcuno chiedeva di ripristinare la strada vicinale sotto i Murazzi e pista ciclopedonale su Murazzi. Lascio a Daniela la parola perché. È stato chiesto di ripristinare la strada vicinale sotto i Murazzi da Lungomare Marconi a Malamocco, anche per i mezzi di emergenza, sarebbe utile anche per questo, verificando anche gli eventuali abusi realizzati nella zona. Piste ciclabili, ciclopedonale sui Murazzi, pista ciclopedonale tra Malamocco e Faro Rocchetta, pista ciclabile pedonale sulla riviera lagunare che unisce Città Giardino a Cabianca con piccoli punti sui canali, ponti sui canali attraverso l'area del galoppatoio del tiro a segno e proseguendo verso Malamocco. Ecco. C'è nel biciplan i Murazzi, inserito come percorso naturalistico, perché non abbiamo le misure, mi sembra di averlo. Non vorrei rubare. Abbiamo inserito direi neanche come percorso naturalistico, perché l'idea era di ampliarlo. La parte dei Murazzi
sopra sul Murazzo per l'estate, per spostare cemento nella parte vicinale, direi che ci sentiamo, mi sentite anche lì? La parte vicinale era ipotizzata proprio per gli spostamenti dei residenti anche nel periodo invernale, che magari sul Murazzo è un po' più esposto, quindi è stato inserito nel bici plan proprio perché è evidenziato più volte dai cittadini. E il problema delle proprietà, c'è la questione anche di alcuni pezzi che sappiamo chiusi, per cui è una cosa che l'amministrazione vuole portare avanti, non sarà così banale, perché poi quando uno si impossessa di un pezzo, purtroppo rimpossessarsene è una procedura abbastanza complessa a volte, purtroppo. Allora, gli assetti proposti di box. Eliminare le piste ciclabili, percorsi ciclabili, se l'avete giusto dire, poste tra corsie di sosta auto e gareggiata. Ripristinare la pista ciclabile di via Selva, in riviera Santa Maria Elisabetta e riviera San Nicolò, dare uniformità al percorso ciclabile. Risposta. Allora.